approfittiamo questo concerto per avere l'opportunità di augurarvi buone vacanze, di chiudere il ciclo, diciamo, didattico del coro e di fare qualche piccolo programma per l'anno prossimo. Allora, faremo un concerto, coro e solisti, e il concerto è diviso in due parti. La prima parte sarà una parte dedicata al sacro, quindi ci sarà una parte della messa di Lajos Bartos, che è un autore ungherese che tra l'altro se n'è andato da poco, nel 1986, quindi è un contemporaneo, che tra l'altro ha avuto grande risonanza in Ungheria, è stato allievo contemporaneo di Kodály, quindi insomma ha fatto un buon lavoro in Ungheria. Quindi canteremo questa missa terzia con delle parti, Kyrie, Gloria, Santos, eccetera. Poi ci sarà l'Ave Maria di Mercadante, cantata da un solista, l'Ave Maria dall'Otello di Verdi, e poi si conclude il Credo di Vivaldi. Sapete Vivaldi, il prete rosso, il grande violinista barocco del Settecento che ha avuto tanta risonanza, che era uno splendido suonatore di violino, ma oltre ad essere suonatore di violino era anche uno splendido compositore. Allora, questa è la prima parte del concerto, poi vi riposerete qualche minuto e continueremo con la seconda parte del concerto, che sarà dedicata a brani per solisti, e poi ci sarà il brano finale che speriamo canteremo tutti insieme, perché voi sono sicura che lo sapete e che canterete insieme a noi. Allora, entra il coro. Dell'ordinario Misse, quindi c'è Kyrie, c'è Gloria, c'è Santus con il Benedictus e la Giuseppe, però non c'è il Credo, e la costruzione musicale è una differenza tra la modalità e la tonalità. Infatti viene chiamato appunto Missa Terzia perché dovrebbe a grandi linee avvicinarsi con il tipo di compositivo al terzo modo gregoriano, detto terzo modo, quindi il secondo autentico, il Tempus.
Allora, Raffaele Rossi, nostro tenore, canta Salve Maria di Metta Dante. Thank you.
l'Otello di Verdi, l'Ave Maria, canta Manuela Farina. Thank you.
faremo la seconda parte, che è dedicata ai pezzi solistici, quindi ogni solista canterà il proprio pezzo. Sapete che è l'anno di Verdi, quindi ci sono, avete il programma, quindi ci sono un sacco di pezzi dedicati a Verdi. Il primo lo canta il coro ed è un pezzo che è tratto dall'Ernani. Sapete chi era Ernani? Era un bandito, però sapete, è la solita storia del menage à trois, o per meglio dire un'unica donna divisa tra più contendenti, alla fine le solite questioni, quello si ammazza, quello è geloso, quello, insomma, le solite cose che fa Verdi. Con questo non voglio assolutamente sminuire Verdi, ma insomma la trama più o meno è la stessa. Allora, il primo pezzo che canta il coro è Si rivesti il leon di Castiglia, che è appunto tratto dall'Ernani. Anche il secondo sarà tratto dall'Ernani, ma lo canterà la solista Manuela Farina. Ecco, ci saranno tutta una serie di pezzi che voi leggete sul vostro programma e canteranno i solisti. Grazie. Maestro Maurizio Corazza.
Dentro il corpo, con me, con voi, con te, con te, con te.
uccisi in voi foste, pensier con voi ladre sventurata. Thank you.
con questo ultimo brano vi auguriamo una estate non troppo calda, ma molto piacevole, e vi invitiamo, se avete voglia, a cantare insieme. La sapete, no? Grazie! Thank you.
per il ministro, che tra l'altro questo è anche il bicentenario della nascita di una grande industria. A riprenderci un po' tutti quanti insieme. Buona ragazza.